one's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the emptiness you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Buonasera, buonasera a tutti, signore e signori, grazie, benvenuti in questo magnifico scenario, diciamolo, è altrettanto bello, è bello come la piazza di Appignano, nella quale abbiamo lasciato ancora le tracce del nostro lavoro e del nostro palco. Purtroppo il maltempo non ci ha aiutati, ma noi siamo qui. Questa è una serata dedicata a Nino Manfredi, sarà una serata di allegria, di divertimento, ma anche di riflessione, quindi subito un grande applauso. Grazie. Avremo modo poi di presentare la signora Erminia Manfredi, che è seduta proprio qui davanti a noi e che ringraziamo già con un grande applauso. È una serata di svago, di divertimento, ma appunto anche una serata per pensare, una serata di solidarietà. Noi abbiamo lavorato con un'associazione, Viva la Vita Onlus. Abbiamo presentato già in una conferenza stampa i progetti di questa associazione, poi li illustreremo più a fondo, li completeremo. È un'associazione che si occupa di SLA, questa malattia terribile, la sindrome laterale amiotrofica, che è una malattia che blocca i movimenti, blocca gli organi, ma in qualche modo mantiene inalterata le funzioni mentali, e quindi c'è questo equilibrio, questa scomposizione sconvolgente tra la mente e il corpo. Noi siamo qui anche per raccogliere fondi per questa associazione, quindi ci auguriamo che voi siate generosissimi, siamo certi. Allora, andiamo adesso a presentare quello che è il primo momento di questa serata. Partiamo quindi da un momento bello, magico, dalla moda. Io voglio presentare molto molto bene, con grande affetto e con grande entusiasmo, un amico di Appignano, che è un amico che fa moda. Presenterò la sua collezione, che non ama definire alta moda, la sua visibile capacità creativa, lo leggo perché mi emoziona, e la sua innovativa visione della donna moderna fanno di questo stilista un punto di rottura con gli obsoleti stereotipi modaioli visti fin d'ora. Io l'ho conosciuto a Roma, mi sono innamorata di lui, ha sfilato a Piazza di Spagna, ha sfilato a Taormina, ed ecco a voi, direttamente qui ad Appignano per voi, la moda di Cesare Guidetti. Thank you.
piacere di chiamare qui sul palco un grande amico, un grande stilista e una persona eccezionale. Cesare Guidetti, Cesare, vieni fuori. E allora Cesare, queste modelle splendide, ma questa moda, raccontaci un po' cosa non deve fare mai assolutamente una donna e come deve essere una donna. L'avete visto, la semplicità, l'unicità nell'indossare le cose. Io sono emozionatissimo perché io mi trovo davanti a tutte le persone che io conosco, perché lei la conosco, lei la conosco, lei la conosco, lei la conosco. Quindi dovete capire l'emozione. Presentare una collezione nel proprio paese, con disavventure che abbiamo avuto oggi di tutto e di più. Io devo fare un ringraziamento particolare. Se sono arrivato a tutto questo e ho avuto l'opportunità di fare sfilate, come ha detto la signora Panitteri, la signora per questa sera, ma è una mia amica. Milano, Firenze, Taormina, Pozzuoli, con la star d'eccezione che era Sofia Loren. Però io tutto questo e il mio successo lo devo a una persona a me cara, dell'imprenditoria al femminile. Si parla sempre dell'imprenditoria al maschile, questa volta al femminile, capitana di un impero grandissimo che è Miss Italia, che lei ha creduto in me nel 96, nel lontano 96, balbetto, spero di non sbagliare congiuntivi o condizionali, l'essere con l'avere. E scusate le spalle, e io ho con grande piacere e soprattutto nel suo splendore, con un abito bellissimo azzurro, che già abbiamo fatto una serata di Miss Italia due sere fa. È raro che lei ripeta il vestito per due sere, però io gli ho detto: quest'abito di sicuro mi porterà fortuna. Signori e signori, la signora mi viene un po', Patrizia Merigliani. È tutto per te. Ho conosciuto veramente una persona particolare, perché Cesare è veramente una persona particolare. Quando ho conosciuto Cesare io uscivo da una malattia molto seria e devo dire che lui, con la sua simpatia, con la sua trasgressione, con la sua voglia di vivere, mi trasmetteva questa cosa, insomma mi ha dato la forza di andare avanti. Adesso mi commuovo anch'io così. Dopo questa esperienza che è andata a buon fine, con Cesare però l'amicizia è continuata e ci siamo scambiati sempre delle cose. Io ho cercato di dargli degli impulsi, perché sono una donna, malgrado il mio aspetto così bamboleggiante, sono una donna tosta, e lui invece mi dava lo stimolo di vivere la vita con leggerezza. E da questo connubio è nato il mio successo e quello di Cesare. Grazie. Grazie Patrizia. Grazie, abbiamo tanti motivi per commuoverci questa sera, siamo tutti emozionatissimi. Hai già dedicato un pensiero molto importante alla malattia, perché hai parlato anche delle tue vicende personali. Immagino che tu voglia dire ancora qualcosa su quello che noi stiamo facendo stasera, ecco, dove vogliamo arrivare, e se ci darai anche una mano per fare altre iniziative. Assolutamente, io ho salutato prima la signora Erminia, che è una persona deliziosa, perché è difficile occuparsi di queste cause quando si sono vissute in famiglia, è ogni volta un tirare fuori il problema. È doloroso, e quando le persone hanno la forza di fare questo sono delle persone grandi che vanno aiutate.
Io farò di tutto, certo, come dicevo prima la signora Erminia, è difficile oggi perché sembra anche difficile aiutare il prossimo, ma io con i mezzi che ho a disposizione farò il possibile per poter sostenere anche questa causa, come fino ad oggi abbiamo sostenuto le cause relative al tumore al seno. In questi anni abbiamo cercato di toccare vari temi del sociale, perché noi riteniamo che anche se noi siamo Miss Italia, noi parliamo con la gente, siamo vicini alla gente, ogni anno abbiamo 20.000 ragazze che partecipano, ma soprattutto sono famiglie dietro queste ragazze che hanno le loro realtà. Allora cerchiamo di unire tutti i nostri sforzi e di fare qualcosa veramente per il sociale. E mi occuperò anche di questo appena sarà possibile. Bene, abbiamo impegnato anche Patrizia Mirigliani, no? E quindi ti ringrazio veramente tanto di questa tua presenza e di questo grazie. Tuo impegno. Grazie. Ti do un salutato. Io devo fare i complimenti a Adriana perché grazie. Si alza la mattina all'alba, è bravissima. E anche Adriana avrebbe bisogno di avere il suo momento, Adriana, di poter sì. fare una fascia in cui si dorme un po' di più. Grazie mille. Grazie mille a Patrizia, grazie a Cesare Guidetti, grazie a queste splendide modelle che possono, diciamo, sfilare in questo ultimo passaggio dietro le quinte. Restiamo con gli occhi pieni di questi vestiti e abbiamo già anticipato il significato di questa serata anche con Patrizia Mirigliani, lo ricordiamo, dedicata alla sensibilizzazione sulla SLA. Questa malattia ancora misteriosa, tutta da capire. E allora noi abbiamo il piacere, lo abbiamo detto all'inizio di questa serata, di invitare qui sul palco Erminia Manfredi, la moglie, lo dico, del compianto, però non mi piace questo termine Erminia, perché so tu con quanta allegria e voglia di vivere hai abbracciato la causa della SLA e sei diventata la testimonial ufficiale di questa associazione Viva la Vita Ollus. Allora, perché l'hai fatto? Dice uno si può riposare, invece no. No, che riposare? Io ho 77 anni e quello che mi rimane da vivere è minore di quello che ho vissuto e bisogna impegnarsi ad aiutare gli altri. E avendo conosciuto queste persone che sono fantastiche e mi danno un senso della vita enorme, perché finalmente scopro che ci sono gli occhi, ci sono le orecchie, perché questa malattia che è inesorabile e paralizza mano a mano che avanza sveglia sempre più il cervello. Quindi quando io vado a trovare loro, hanno questi occhi che sono pieni di vita, non puoi non aiutarli, anche perché loro vogliono vivere. Ma sono i paria della sanità, non hanno nulla. Adesso noi abbiamo ottenuto dal Policlinico Umberto I di Roma, che è l'ospedale più grande che abbiamo in Italia, abbiamo ottenuto 3 stanze, ma queste 3 stanze vanno riempite non solo di ammalati, ma di tutto quello che serve per gli ammalati, e cioè dall'imbiancare a mettere tutto, i respiratori, gli aspiratori, tutto quello che serve per questa malattia. Ecco, Erminia, hai un microfono a disposizione, così possiamo lavorare. Sì, lo dividiamo, però insomma possiamo allargarci, no? Come si dice a Roma. Allora, Erminia, io volevo chiederti una cosa, perché Nino ha sofferto molto. Nino veramente è stato il martire della rianimazione. Io lavoro anche per quello, perché prima o poi sono passati 5 anni, mi occupo e chiedo alla sanità e la Turco, già la Turco mi aveva dato, aveva stanziato dei soldi. C'è stata una delibera da parte della sanità e ancora la regione non ci dà questa possibilità di avere, dopo la rianimazione, che li abbiamo ottime, ma una volta che rianimati questi ammalati dovrebbero avere la subintensiva, perché ancora hanno tutti i cannelli, i respiratori, ogni sorta di cosa tecnica che li deve tenere in vita. E con tutti quei cannelli da cui dipendono diventano difficili da gestire e se li tengono in rianimazione. In rianimazione succedono però due cose terribili: quelli che rimangono dentro alla fine ben rianimati ma si piagano, e quelli che stanno fuori non c'è il posto, muoiono. Quindi ci vuole la subintensiva e quindi poi tutti i reparti dedicati. Abbiamo lo spazio e l'accoglienza, l'avremmo se questa cosa la regione passasse,
a San Giovanni. A San Giovanni abbiamo sia i medici, sia un direttore generale fantastico, abbiamo tutto, ci manca il via. E anche per questo comune la mia vita è dedicata agli ammalati di SLA e alla rianimazione, dove Nina è stato per ben 11 mesi ed era già in necrosi prima di morire. Mi hai raccontato una volta un episodio molto bello di Nino. Era in ospedale e, non so, scherzava con un'infermiera? No, raccontami un po', cosa faceva? Come cambia, c'è un prima e un dopo sempre nelle cose, soprattutto poi nella vita. E Nino stava abbastanza male, ma comunque era attivo mentalmente. Entra un'infermierona di una bellezza, con tutti i seni, prosperosa, fantastica. Nino la guarda e prende più fiato che poi, fa e quella cosa lì, che in altri tempi avrebbe forse dato fastidio, e invece mi sono detta: ma quanta vita c'ha, ma che meraviglia, c'è ancora speranza. Bene, grazie Erminia Manfredi, poi ti richiameremo sul palco, tu devi essere a nostra disposizione questa sera, però intanto noi abbiamo questo grande regalo che ci hai fatto, e la possibilità di vedere un filmato in cui ci sono forse gli estratti piccoli, perché Nino nella sua carriera ha fatto di tutto. Attore drammatico, attore comico, regista, ci ha molto amati e ci ha lasciato tantissime opere. Quindi noi vedremo un estratto. Ma tu hai visto che ce l'ho già qui? Questo non svegliamo tutto, perché questi sono. Li incuriosiamo, però. Quindi vediamo questo filmato che riguarda un po' la professione, la grande professione, no? di artista, sì. Di Nino Manfredi, e poi ritorneremo qui sul palco. Allora, Nino, sino ad una settimana prima di ammalarsi seriamente, ancora studiava. Questo è un messaggio ai giovani: ci vuole disciplina, ci vuole impegno per addivenire. Bene, grazie. Vediamo il filmato insieme, grazie. Signore, signori, lo spettacolo sta per cominciare. Prendete i posti, non fate confusione. L'attore è quasi pronto. Ecco, sta per entrare. Niente poco di meno che Nino Manfredi! Adesso è tutto pronto. Trucco, mestiere, cuore, cianfrusaglie e poi l'istinto. La disciplina. Nino si preparava, entrava nel personaggio, si vestiva. Trucco, vestiti, cuore, precisione. E poi tornava nudo. E allora davvero lo spettacolo iniziava. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Basta la salute. Niente di straordinario, roba del paese nostro. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. Telespettatori di tutti gli televisori, di tutti gli canali, di tutti gli pollici. Il sottoscritto Ninetto Manfredini, barista di Ceccano, riprende la sua crociata contro Attivulata al grido fatidico di fusso che fusso la orta buona. Ed ecco a voi Nino, che sfila sullo schermo coi mille volti che ha indossato, confusi, intrecciati ai ricordi di una vita. E sfila dentro a tutti gli sguardi, le voci, i volti dei personaggi che ha inventato. Ma sullo schermo, chissà perché, tutto sembra chiaro, svelato. Sullo schermo tu hai la possibilità di vedere le varie sfaccettature che Nino aveva, perché poi quel ripescaggio lo faceva dentro di sé. È stato un attore di una tale spontaneità, di una tale profondità
che veniva proprio dal suo essere vero. Cannolicchi. Cosa fai diagnosi adesso? Pure io voglio i cannolicchi. No, voi no, che ci avete le patite. Fatto tuoi. Dovete stare a dieta bianca. Un cantino sei. Io voglio i cannolicchi. Ecco, poi cannolicchi, che facciamo, sorella? Uno, c'è un dente solo. Era un ragazzo molto intelligente, uno che ha lavorato lui alla sua carriera, certo con i registi naturalmente, ma ha lavorato molto anche proprio col suo lavoro di interprete. Era pignolo, ma era ciaciaro. Te volevo conoscere, volevo vedere in faccia chi sei. E allora? Tempo al tempo. E ricordati che se tu sei il gigante de Rodi, io non so il nanetto de Biancaneve. In campana, eh? Ah, esiste una sola verità, una solamente. Mi fa specie che avete studiato. Questo è paralizzato. Paralizzato, veramente! E la gente non lo vuole vedere, la fa impressione, come la miseria! E io invece lo faccio diventare importante con tutte le storie che ci racconto sopra. Il braccio falso è l'unica cosa vera per la gente, qua la verità è quella che si vede. E io con questa verità ci campo. Ho sofferto molto e mio nonno, che era un contadino, diceva sempre questo: ricordati figlio che tutto nasce dal dolore, dal benessere non nasce niente, solo il vizio. Fin dal momento in cui lui è stato gravemente malato, lui da ragazzino ha avuto la tubercolosi ed è stato in sanatorio e l'avevano dato per spacciato. Nel momento in cui ha superato questa prova terribile di vita, la sua carriera di attore è stata una rivincita continua contro le difficoltà, la sorte avversa. E così inizia la lunga storia di Nino. Si forma l'uomo e poi l'attore. Pare che tutto abbia inizio proprio a partire da questo dolore. Dolore che non l'ha lasciato mai per tutta la vita. Però quello gli ha dato una profondità e uno spessore raro. Mio padre diceva che volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica e lui non voleva. Allora mamma, che ha vissuto solo per noi, disse: ma fagli fare quello che gli pare a suo ragazzino. Allora mio padre mi fece una proposta: va bene, io ti permetterò di frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica a una condizione, che tu ti laurei. Io lo devo ringraziare ancora oggi. E mi sono laureato in giurisprudenza. Scopre tutto, tu devi tornare a prendere la valigia, assolutamente. Ah, Giova, io nella vita ho fatto sempre come hai voluto te. E ti sei trovato bene? No, mi sono trovato male! Ma io nella villa non ci torno né per te, né per tua madre, né per la polizia scientifica. Ecco! Ho sposato un mostro. Quirino! Sì, un mostro. Che sa far ridere e piangere, e ridere piangendo. Ma per capire, ascoltate. Ascoltate questo racconto. Orazio Costa mi ha preso sotto braccio e mi disse: ricordati sempre, castigat ridendo mores. Quindi ricordati di affrontare sempre i temi drammatici facendo nascere un sorriso sulla bocca della gente. A differenza di tanti suoi colleghi, non dei più famosi, ma di alcuni sicuramente, lui ha anche rischiato, perché non si è mai collegato a un personaggio, non ha mai voluto cedere al cosiddetto typecasting, cioè di fare sempre lo stesso tipo di personaggio e replicarlo più volte. E Nino canta, balla, recita, non è più Nino. Il pubblico lo porta in trionfo, lo chiamano in America, per tutti è già Rugantino. Eccomi qua, so sempre un bel paino, un gran bel Rugantino. So libero, sitello, indipendente e non c'ho da fa niente. Ma pensa che bellezza, non c'ho niente da fa. Porcaccia la miseria, nientissimo da fa. E rompo gli stivali a tutta quanta la città. Perché?
Non c'è niente da fare. Io non ho visto gli altri Rugantini, però non c'era Rugantino più perfetto di Nino Manfredi, con quella faccia sempre un po' stupita, un po' smarrita, un po' bugiarda, un po' anche un po' impunito e un po' cacasotto. Mi faceva molto ridere Nino, era una persona deliziosa e un grande, grande attore, dolcissimo. Io ho scritto la musica e lui ha interpretato Rugantino. Forse la più bella commedia musicale che io abbia scritto, e avendo un interprete come Nino non poteva essere che una bomba. Negli anni 60 Nino ebbe un successo clamoroso a Canzonissima e lanciò il personaggio del burino, no? Che poi era il suo orgoglio, la sua bandiera. No, vediamo un po', fosse la volta buona questa. Fu talmente grande quel successo che immediatamente i produttori gli proposero il film intitolato proprio Fosse che fosse la volta buona. E beh, lui ebbe il coraggio di rifiutare e all'epoca, mi raccontava lui con la moglie Erminia, non avevano nemmeno i mobili in casa, si sedevano sulle cassette della frutta. Quindi ebbe il coraggio di rinunciare a tantissimi soldi per non, diciamo, per una forma di onestà estrema verso la professione e verso il pubblico, per non approfittare di un successo. Attento sei, perché non si può mai sapere che può arrivare una donna che si sente dire continuamente cretina. Ma non sono io che te lo dico, Lillina, sei tu che sei cretina. Raffaele, basta! Non prendetela, è una disgrazia, che so io, come un virus. Era la prima volta che da un personaggio nato solo per far ridere si passava a un'interpretazione che faceva ridere ma che rivelava un fondo di grande carognaggine. Ecco, contro la donna, come era un po' allora. Lui lì fece, poi vinse la Maschera d'Argento perché fece un bellissimo lavoro. Erano quattro episodi in ognuno dei quali c'era uno stile cinematografico. Uno era un giallo psicologico, un altro era appunto un realismo contadino, un altro era un pochettino felliniano, quello del circo. Attrazione internazionale, signori e signori, brutti bastardi. Vedo l'ora di trovarmi in pista, orco diavolaccio. Ma questo si è trovato loro. E tu, brutta crollaccia, non ci credevi. Quel trucco lì, molto bello di Nino, fu poi un po' ripreso quando Nino fece Pinocchio, bellissimo Pinocchio, perché fu truccato un po' nella stessa maniera del mio lanciatore di coltelli. Per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'esser padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi. Geppetto resta un'altra interpretazione indimenticabile. Nino è il più bel Pinocchio mai fatto, che è quello di Comencini per la televisione. E lì Geppetto fu veramente un'interpretazione da Oscar. Ma cosa fai? Quando non ho avuto un figlio vero, anche se ho un po' discolo, e poi ti viene a mancare, altro che se conta, c'è il voto. E nella sua strada d'attore, un bel giorno, Nino ha incontrato un vecchio falegname e gli ha donato gli occhi, la tenerezza di un bambino. Questo è stato il suo modo personalissimo di montare pezzo a pezzo il personaggio, proprio come si monta un burattino. Per Geppetto si fece dare le scarpe di due numeri più grandi, perché non ha fatto un vecchio, ha fatto un bambino, il bambino che mette le scarpe dei genitori e quindi ciabatta, non trascina le gambe come fanno i vecchi. E infatti, se te lo ricordi, è tutto gioioso, come cammina, come si muove e ragiona come un bambino proiettato. Buongiorno. Salute. A un certo momento vedo una bambina che stava e che parlava col bambolotto suo. Cioè, non te la posso dare l'acqua da bere, che è fredda e ti fa male al pancino. E a me mi s'apre l'antenna. Dico sì, però se gliela fai scaldare un po' al sole,
che era bel tempo, bel tu, o fra le mani poi gliela puoi dare da bere. E lei si nascose sto bambolotto, se ne andò via, dice, pensando, dice, chi è questo grande che vuole, se vuole infilare nei miei giochi? Allora a un certo momento mi sento dire a Giacca, era bambina, ma che ce l'hai anche tu un bambolotto? Porca miseria, capii allora che dovevo fare Geppetto, non come il vecchio, con il candore e l'innocenza di un bambino. Su, su, non piangere, su, tu sei tanto carino anche così, anzi. Oh, senti, senti, c'è ancora questo buzzetto sulla testa, dopo il babbo te lo leva con la pialla, E lo vedi l'attore come si veste e si sveste di ruoli e costumi e come cammina dentro Roma, come con un gesto solo sposta il tempo al secolo prima. E parla per bocca di preti, papi, calzolai. Lo vedi l'attore. Dall'amore, dalla vita, si torna all'arte. Si fanno capriole in continuazione e l'attore si trasforma, piroetta anche nel fango, cambia l'accento, sposta di qualche centimetro perfino il cuore. Stai accorto che ti puoi far male. Ed eccolo Nino, brutto, sporco e cattivo, senza nessun pudore. Io ho un certo amore per questo particolare film. E Nino è stato di una bravura al di fuori della misura, perché è talmente zozzo, talmente sporco, talmente cattivo, che rasenta veramente la, come posso dire, sta incensare. Nino era bravo. Allora quando uno è bravo, che vuole dire? I soldi miei non si toccano. Voce che la calcio viva ma cercata era mia, eppure i soldi dell'assicurazione sono mie. Gli è chiaro? E se non è chiaro vi schiarisco la cervella con una fucilata. Parabutta pigliangulo. È veramente un'irruzione della coppia Manfredi Scola nel mondo delle borgate pasoliniane. Tra l'altro, se non fosse morto Pasolini avrebbe dovuto girare un prologo di quel film di Scola, erano già d'accordo per farlo, sarebbe stato un ideale passaggio di consegne che venne naturalmente vanificato dalla tragica fine di Pierpaolo Pasolini. Mi ricordo una considerazione di Alberto Lattuada, che vedendo il film di Brutti, Sporchi e Cattivi uscì con una battuta di questo genere. Sembra un Macbeth. Perché infatti la scena dell'avvelenamento che lui subisce, eccetera, e poi tutta la sequenza sulla spiaggia, la pompa della bicicletta, eccetera, che cerca di vomitare. È di una tale bravura che è veramente da interprete da Macbeth. Sempre scelto personaggi scomodi, anche in Brutti, Sporchi e Cattivi, per esempio. Ma sono quelli di maggior impatto, di maggior soddisfazione, dove un attore veramente scava e può quindi dire, può denunciare. Faccio vedere una fotografia di Nino, che cioè è quella con cui io parlo giorno e notte, perché se la notte mi sveglio parlo con quella fotografia, dove veramente lo sguardo del grande attore, perché in un flash, in un attimo, c'è uno sguardo di una profondità rara che è difficile farlo. Avete capito come fa l'attore? Ha il segreto nello sguardo e i cassetti pieni di cipria e di parole. Ma tutto questo ancora non gli basta. E Nino,
per sentirla davvero sua, ha bisogno anche di scriverla e dirigerla, questa finzione. Manfredi aveva la necessità, rispetto ad altri suoi colleghi, di fare il regista. Nino era un autore, questo è fondamentale. E le due prove da regista di Nino sono superbe. L'avventura del soldato sul treno è un gioiellino da cineteca e rimarrà così. L'impresa che tutti gli avevano sconsigliato, perché si trattava di 2 ore di film muto da Calvino, difficilissimo, una prova difficilissima, e tutti gli avevano detto sei un pazzo. Eppure lui, testardo, perfezionista, proprio animato da questo gusto della sfida, l'ha voluto fare. Fu un trionfo, la critica andò in visibilio. Per grazia ricevuta. Film alla ricerca di Dio, che io, per ragioni che avrete già capito, già dall'epoca del sanatorio avevo perso la fede, perché, ripeto, tutti i miei compagni che andavano in chiesa a pregare sono morti tutti. Il film di Per grazia ricevuta viene dalla sua infanzia, quindi l'averlo dedicato a un santo per la TBC, perché la mamma si faceva in ginocchio sino al Divino Amore e andava a pregare ogni santo per salvare questo figlio. Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. E poi una sera Nino sale sul palco, si leva la maschera e fa il suo ultimo inchino. L'addio vero lo dà a Taormina, lo convinci a venire a Taormina, però venire fuori sulle scene per Nino è stato forse molto doloroso alla fine. Dopo si è rincuorato, ha ritrovato il suo pubblico, un grandissimo affetto. Lì per lì, in questo filmato, è bellissimo, che è titubante, è quasi pauroso. E poi invece mano a mano, la ripresa di se stesso, dello scavare dentro di sé, e gli fa passare questa specie di barriera che si era creata lui. E è stata veramente emozionante, dove la gente si è divertita come non ne era successo in tutta la settimana del cinema. Quando a Nino gli è mancata la parola, essendo però uomo di spettacolo, si è messo a fare la Fracci, ha danzato sulle punte, ha fatto il tango, ha fatto il tip-tap. E lui salutò il pubblico che stava in piedi dicendo: allora l'anno prossimo non ci sarò più, ma voi fate così come avete fatto questa sera. Noi lì per lì ci siamo anche messi a ridere, vedi quando la cosa è tragica che ti scatta poi la risata. E invece era un vero e proprio addio. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. E il tempo sognato continua a farci sognare. Il tempo che hai inventato non si ferma, si continua a inventare. C'è tutta una vita nei personaggi di Nino. Qualche volta nella mia follia, un po' sul serio, un po' per gioco, mi domando: e se fossi diventato immortale? Certo non mi dispiacerebbe, perché potrei continuare a raccontare le mie favole, come facevo da bambino. Comunque per fortuna
dentro sono rimasto bambino e questa è già una forma di immortalità. Trucco, mestiere, cuore, cianfrusaglia. Poi Nino torna nudo e ogni volta lo spettacolo sta per cominciare. Adesso abbiamo anche un'altra iniziativa molto importante, ecco abbiamo qui una gentile signorina che ci fa vedere questo gioiello bellissimo ed Erminia ci spiegherà cos'è, anzi sono due gioielli poi. Lo dobbiamo togliere da qui perché questo è un è l'effigie ecco. Di Nino che va veramente in asta. Mm-hmm. Una sorta di asta, sorta diciamo di asta. Che noi lo vogliamo vendere, ecco, partendo da un prezzo minimo. Un minimo di 300. Diciamolo, sì. Ma ne abbiamo due. Ne abbiamo per due. Ecco, per cui se uno volesse, le può comprare tutti e due e fa gli orecchini come li ho io. Sono stati altrimenti realizzati a mano da un orafo, con il volto di Nino Manfredi. Sì, sì. Ecco, spieghiamo, forse non si può vedere per chi è lontano, e corrispondono esattamente agli orecchini di Erminia Manfredi. Sì. Perfetto, quindi ci consentite questo spazio commerciale, insomma, di pubblicità per una causa nobile. Ma non è uno spazio commerciale. Sì, diciamo che è un bello spazio. È un bello spazio. Per una causa che ci interessa. Esatto, dove viene fuori la generosità degli italiani, anzi qua, del luogo. Noi vi ringraziamo, chi volesse acquistarlo, anzi ci auguriamo andate ad acquistarlo, può recarsi dietro al palco da Ivan. Bene, io ti ringrazio Erminia, grazie un grandissimo applauso per congedare grazie. Erminia Manfredi, veramente grandissimo, io le do un bacio. Grazie di cuore, grazie. E noi con grazie. I nostri microfoni continuiamo questa serata. E io a questo punto sto per svelarvi il volto di quella splendida voce che abbiamo sentito all'inizio della serata. Una voce straordinaria, una cantante, una compositrice che ha cantato anche con artisti internazionali come Al Jarreau, ha cantato sui palcoscenici italiani, in questo momento è in tournée con Mario Biondi. Ed ecco a voi Wendy Lewis. Magari potrei dedicare questa canzone a Nino Manfredi. Sai cosa significa? Sei troppo bello per essere vero. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. You know I wanna hold you so much. At long last you've arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Non riesco a togliermi gli occhi da dosso. Siete pronti? Way that I stare, there's nothing left to compare. The sight of you leaves me weak. Oh, no words left to speak. So if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Oi, venite, tesoro, come on. Da-d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 a-
Take my eyes off of you. L'ultimo sforzo su. Ne abbiamo qui di donne travolgenti, ne abbiamo di donne travolgenti. Io sto per annunciarvi sul palco l'arrivo di una donna sensazionale, travolgente, un ciclone, non so come annunciarla, una grande attrice di teatro, una cantante, un'insegnante. Ha interrotto una fiction che stava girando, poi ce ne parlerà. Arriva quindi qui con noi Fioretta Mari, che ci canterà una canzone bellissima, Io brucio, dal musical che ha stravolto completamente gli schemi nel mondo femminile. Menopausa, si può scherzare. Grazie, ecco a voi Fioretta Mari. Io brucio, lampeggio, non è la luce dei miei gioielli, ma che via il clima d'aria. Poi passa, si dice, ho sudato già 100 camicie, ormonia, chiedo pietà per me. Lei brucia, io brucio, vado a fuoco. Vi prego di accettare, le mie scuse. D'altra parte, capite che ormoni impazziti e strage li andati. Io ci avrò la menopausa, però guarda qui. Vedi, cara, dove vai tu? Non t'azzardare ad allontanarti, sai. Ciao, come stai? Abbiamo un microfono solo. Un microfono solo, dobbiamo stare vicini, vicini. Vicine. Siamo vicini anche con lui, però. Sì, ma non tanto, perché sennò qua sai, altro che menopausa. Dunque, volevo dire, signori, questa serata è magica, perché avete in sala delle persone molto importanti. La grande, l'avete vista prima, Patrizia Sirigliani, che è una delle più grandi donne che abbia l'Italia, la grande Erminia Manfredi. Per chi non lo sapesse, io sono stata la
una delle prime donne di Nino Manfredi. Ho recitato in Parole d'amore, parole al Sistina. Ho avuto l'alto onore di recitare con questo grande. Ogni sera era una festa. Grazie Nino. Aspetta. E in sala io ho la gioia, l'emozione, perché ha lasciato un grande impegno per portarmi la macchina così domani posso andare a Roma, perché io così parto, vado in Grecia. Abbiamo la regista, produttrice di Menopause, lei che ha portato in Italia Menopause, Manuela Metri. Io immodestamente prendo parte alle selezioni di Miss Italia, cerco di fare il mio dovere, ma se qualcosa faccio lo devo a Cesare Guidetti. Che è un grande di questi posti, siate orgogliosi di avere questo concittadino di Appignano. Adesso parla tu. Allora, tu sei una grande insegnante, l'unica che insegna negli Stati Uniti, che insegna all'estero. Lì Strasberg Institute, dalla signora Anna Strasberg, io ho questo onore. Devo dire, quest'anno abbiamo portato Menopause anche in America per fare le serate per l'Abruzzo. Abbiamo preso un sacco di soldi, siamo orgogliosi di questo. E le tue Miss Italia, cara Patrizia, in America hanno spopolato. Devi essere orgogliosa delle tue Miss Italia che stanno studiando all'East Strasberg Theatre Institute. Devi essere molto orgogliosa delle tue ragazze italiane. Fioretta, io ho una curiosità, te lo voglio chiedere, ma tu insegni e quindi come si scopre un talento? Con un esercizio di recitazione. Adesso io chiedo a tre uomini di salire su questo palco. La condizione sine qua non è che si chiamino Antonio, per cui tu subito vieni, dammi Nanà, perché così, ecco, vediamo un po'. Antonio. Chi si chiama Antonio? Anche se non si chiama. Se non li abbiamo li pigliamo come se fosse Antonio. Allora, chi vuole cimentarsi nella recitazione? Forza, forza, coraggio, vediamo. Vediamo un altro uomo. Può venire lei? No, per carità. Vieni tu, dai, per favore, ti prego, uno dei più grandi industriali italiani, ti prego, e dai, vieni, Andrea, dai, no, non rompere le scatole, dai, dai, io ho bisogno di un altro uomo, oddio, venga, 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 lei è un bell'uomo, venga, venga, venga su, venga, 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 la prego, venga, la prego, non andiamo avanti, se no la prego, venga. Venga, che bello quest'uomo! Allora, lei come si chiama? Lorenzo. Lorenzo, lei da stasera si chiama Antonio. Tu ti chiami Antonio e tu sei veramente Antonio. Allora, sì, ma copriti, sennò le donne non ascoltano la recitazione. Copriti. Grazie, bravo, sei veramente un amico. Oh, guarda che giacca, c'hai la giacca di un dirigente, vabbè. Allora, vediamo chi dei tre è più bravo. Il vostro applauso determinerà questa graduatoria, va bene? Allora, cominciamo da te. La battuta è questa. Mi chiamo... Diminutivo di Antonio è Nino. Allora, mi chiamo Nino, sono nervoso, elettrico. Vediamo chi la dice meglio. Io mi metto qua dietro. Stavo cascando, mi stavo ammazzando. Vabbè. Allora, guarda il pubblico. Devi dire, guarda il pubblico. Sì, ho un po' i modi un po' forti. Ma ho fatto la fortuna di amici facendo così. Allora. Allora. Buona. Oltretutto io sono severa, ma sono buona. Altri sono solo severi. Allora. Vai. Prova a dire, aspetta, aspetta, che non si comincia mai, quando si recita bisogna concentrarsi. Non lo trattare male. Lui è un capo, qua non è niente. Allora, è una mia creatura. Ecco. Mi chiamo Nino. Mi chiamo Nino e sono
nervosissimo. Elettrico, nervosissimo. Vabbè, prego. Ah no, tocca a te. Questo non c'entrava con la lezione, ma io ne approfitto. Allora. A me non massaggio. Mi chiamo Nino. Sono nervoso. Elettrico. E sei pure buono. Aspetta. Mi chiamo Nino. Sono nervoso. Elettrico. È chiaro che il grande talento è lui. Signore e signori, nel salutarvi vi abbiamo presentato i Trenini Elettrici. Buonasera. Grazie. Grazie a Fioretta. Grazie. Mari. Arrivederci. Grazie Fioretta, che ci hai fatto veramente sorridere, grazie a questi volontari, diciamo così, che hanno avuto il coraggio di salire sul palco. Abbiamo già aperto con la comicità, adesso continuiamo con la comicità e abbiamo un'attrice che abbiamo visto brillare con Gene Gnocchi, con Fiorello, e che qui vedremo in un ruolo inedito. Ed ecco a voi Gabriella Germani. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Io naturalmente ho portato con me i miei personaggi, quindi poi noi ci facciamo due chiacchiere, sì, anche perché certo, mi fa piacere parlare anche con il pubblico. Io adesso ti lascio. Però c'è una presentatrice che freme sì, proprio sì, per no, facciamo entrare tardi, è tardissimo, lei, ecco, certo, Mara dire, Venier, sì. Vieni Mara Venier. Mara. Buonasera, ciao. Grazie. Come state tesori dell'Asia, tutto bene? Scusate se mi sono preparata subito per entrare, ma io da quando lavoro poco in televisione, tutte le volte che mi capita l'occasione di presentare una serata, mi fiondo subito, come Bruno Vespa sopra una disgrazia. Grazie. Io vi ringrazio di tutto l'affetto che mi date continuamente. Anche quando stavo partendo per il Brasile per fare la fattoria, ho fatto l'inviata di Palau Perego, no? Io mi ricordo in aeroporto c'era tanta gente che mi ha fermato. Mara, vieni qua, dove vai? State con noi. Ma devo andare in Brasile a fare la fattoria? Lo sappiamo, è per questo che te volemo bloccare. Ma adesso finalmente sono qua per presentare, ed è un grandissimo piacere per me presentare una donna umbra, un'attrice famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Lei è umbra, vive a Parigi, Monica Bellucci. Bonsoir. Grazie. Monica, benvenuta. Senti, tu sei l'orgoglio, no, dell'Italia per la tua bellezza, stai girando tantissimi film, non ti fermi un attimo. È vero? In questo periodo sto girando un film dietro l'altro, non faccio in tempo a rivestirmi che subito mi devo spogliare per il film successivo. Senti, ma non ti imbarazza apparire quasi sempre nuda? Altro che, io sono timidissima, infatti tutte le volte che devo girare delle scene di nudo mi copro sempre mettendomi qualcuno addosso. Comunque mi fa piacere che tutti i registi, quando devono fare un film, pensino a me e subito gli viene in mente una parte. A chi la parte davanti e chi quella di dietro, dipende.
Senti Monica, ma tu hai sempre sognato sin da bambina di diventare attrice? No, guarda, non ci crederai, ma io da bambina sognavo di diventare come Raffaella Carrà. Era il mio mito. Volevo diventare come lei, ballare come lei, cantare come lei. Purtroppo fino ad oggi l'unica cosa che mi è riuscita è stata far l'amore da Trieste in giù. Scusate, scusatemi, suona il cellulare, andate pure avanti, arrivo subito. Pronto, ma? Sta tutto a posto? Beata Dea, ma io ho certi rodimenti che mi sembra di averci le mutande di carta vetrata. Ah, mamma, tu lo sapevi che quando le sei stacca un bottone dal vestito invece di buttare il vestito si vuole attaccare il bottone? Oh, beh, te le sempre per te ste cose. Ah, ma guarda, lasciami perdere perché non ho tempo di fare niente. Non ci ho avuto manco il tempo di andare all'estetista a fare la ceretta a linguine. È urgente sì, ma domani ho la foto per il rinnovo della patente. Ah, ma te devo salutare, te richiamo dopo. Scusate. Scusate se vi ho fatto attendere. Non ti preoccupare, Monica, era una telefonata di lavoro, immagino. Senti, ma tu come ti prepari ad una parte quando devi recitare? Sei una persona molto pignola? Altro che, guarda, io sono veramente pignolissima. Pensa che 3 settimane fa mi è arrivato il copione del mio prossimo film ed io ho già imparato a memoria tutte e 7 le parole della mia parte. Senti Monica, tu sei anche madre, no? Hai una bambina di 4 anni, è difficile conciliare il ruolo di attrice con quello di madre? Beh, sicuramente non è facile, ma io cerco di stare più tempo possibile con la mia bambina. Almeno una volta a settimana facciamo una cosa diversa. Ad esempio, la settimana scorsa l'ho portata sull'altalena, il suo gioco preferito. E questa settimana? Questa settimana la vado a riprendere. Grazie di cuore. Che bello. Grazie Gabriella. Grazie a voi. È stato veramente grazie. No, mi fate emozionare. Allora, questa tua grande allegria, no? Mi fa piacere. Ti voglio chiedere una cosa, ma quanto tempo ci vuole per imitare un personaggio? Ma guarda, io ho la fortuna di avere un dono naturale, devo ammetterlo, per cui non mi ci vuole molto tempo per imparare un personaggio. La difficoltà maggiore magari può consistere nel trovare la chiave comica per proporlo, perché chiaramente poi bisogna esasperare un po' le caratteristiche di ciascun personaggio per renderlo, diciamo, ancora più comico. Però devo dire che questo è un grande dono di natura e quindi ho voluto sfruttarlo e insomma mi è andata bene. Allora io prima di lasciarti voglio ricordare che questa è una serata di solidarietà e che abbiamo già venduto, diciamo, uno dei gioielli alla signora Beatrice. Allora c'è un altro gioiello, quindi la ringraziamo veramente per la sua grandissima, ahia, mi sono persa il foglio, comunque generosità, lasciamolo lì. Si batte 3 volte per superstizione, infatti. Per superstizione, ah, sì, non lo sapevo. Sì, allora, voglio fare un ringraziamento particolare a tutti voi per la vostra generosità, chiaramente, perché come diceva giustamente all'inizio della serata Patrizia Merigliani, che saluto, una mia carissima amica, come diceva anche lei, Adriana Panitteri. Insomma, anche Cesare Guidetti, è importante che ognuno dia il suo contributo, proprio è un segno di sensibilizzazione molto forte, quindi io faccio il mio ringraziamento personale anche all'organizzatore di questa serata, quindi farei ancora un applauso a Cesare Guidetti per il suo buon cuore, mi associo all'applauso. Perché oltre ad essere
un grande stilista, perché abbiamo visto la sua collezione, io amo molto la sua linea, le sue linee semplici, devo dire, quindi faccio i miei complimenti anche a Cesare. Quindi sono felice di partecipare a questa serata, sia per l'intento nobile che abbiamo sottolineato più volte nel corso di queste ore, anche perché è una serata dedicata a Nino Manfredi, e io ci tengo a dire con orgoglio che sono ciociara come lui, ecco. Perché sono della provincia di Frosinone, quindi ho riconosciuto molto il dialetto ciociaro che Nino Manfredi, ecco, allora spesso. Prima di andare via, Gabriella, sì. Un appello, un invito a comprare questo gioiello in ciociaro e poi ci salutiamo. Oddio, adesso ve li volete comprare o no? Stucoso. Bene. Che poi è un po' simile all'umbro per alcune cose. Allora, il messaggio è passato. Grazie, passato. Grazie a voi di cuore ancora. Grazie buona per la tua presenza. Grazie. Adriana, grazie. Allora, andiamo velocemente perché abbiamo tantissime cose ancora. Insomma, un paio di cose molto importanti, ma soprattutto abbiamo una cantante che abbiamo conosciuto nel 92 a Sanremo e che ha vinto poi quell'anno con Alejandro Baldi. Stiamo parlando di Francesca Alotta e la canzone vincente era Non amarmi, Francesca Alotta. Sentirete adesso la voce di Leandro sotto. Tutti insieme, dimmi perché piangi. Dimmi perché piangi. Di felicità. E perché non mangi. Ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani. E coi tuoi pensieri ti allontani. Io vi voglio bene. Questo non lo so. Stupido testone, dubbi non ne ho. Anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi insieme. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via. Vai! Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi. Piovono parole, ok? Piovono parole su questa città. Se la gente vuole, ma quanto male fa? Noi ci alziamo in volo e loro sono fermi. Solo in mezzo a questo cielo, non lasciarmi. Non lasciarmi. Lasciarmi, ho sbagliato, voglio dire non amarmi. Non spezzare le mie armi e il mio cuore con questi non amarmi. Non amarmi per il rosso della rabbia che c'è in noi. Tu lo sai che non posso non amarti, nemmeno se non, non vuoi. Non amarmi per dimenticare e per
coraggio. Sei commossa? Sì, particolarmente. Beh, molto bello. Dire. Anche le parole che ci hai detto, la tua esperienza personale, insomma, ci hanno colpito e siamo veramente emozionati. Noi siamo felici, ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie e soprattutto per avermi dato questa opportunità. Questo inno all'amore. Allora noi concludiamo questo inno all'amore, perché questo è un inno all'amore, con una sfilata di abiti da sposa. Guarda, non è un caso in questa scaletta. E noi abbiamo l'atelier Alessi, abiti da sposa. Grazie. Bene. Grazie davvero per la vostra disponibilità, ma adesso abbiamo una sorpresa, una piccola sorpresa per noi, per un gruppo di amici. Siamo molto affezionati a questa persona che è la produttrice, la regista di Menopause, che è arrivata direttamente, mi dice Cesare, dagli Stati Uniti, che è anche un po' intimidita ma non vuole salire sul palco. Noi la faremo salire sul palco ed è Manuela Metri. Manuela, vieni. Un grande applauso. No, perché Manuela, no, le occhiaie le abbiamo tutte. Manuela, abbiamo lavorato come pazzi. Visto, sono arrivata su una piazza stupenda, ho detto a Cesare, meno male, finalmente nella tua città, perché il vero successo, secondo me, si ottiene quando uno ha il coraggio di venire nella propria città. Nessuno. Comunque questa sera è a prova di una cosa, che il talento è come l'acqua, trova sempre una strada, e Cesare Guidetti ne è la prova vivente. Allora Manuela, allora, è vero, oltretutto, a parte che appunto noi siamo veramente una squadra di amici, e Patrizia Mirigliani è un po' la colonna su cui tutti noi ci appoggiamo,
E grazie a Patrizia, che è stata coinvolta anche lei in questa operazione di Menopause Musical con le mie attrici Marisa Laurito, Fioretta Mari, la grande, grandissima Fiordaliso, i costumi della scena finale, che sono dei costumi, non dei costumi, sono proprio degli abiti da sera molto belli, li ha fatti Cesare Guidetti. Manuela Metri è fuggita, ha ringraziato Cesare Guidetti, io però vorrei ringraziare Manuela Metri perché ha avuto veramente il coraggio, la sensibilità e l'ironia di fare un musical sulla menopausa, tanto per dirla in maniera molto chiara. E ha avuto un successo straordinario in Italia e anche in altri paesi europei. Siamo arrivati alla fine di questa lunghissima serata, spero che vi sia piaciuta, avete avuto la sensibilità di stare qui ad ascoltarci. Noi abbiamo lavorato davvero tantissimo, con il cuore, con il massimo dell'impegno, abbiamo lavorato manualmente a montare il palco, abbiamo lavorato a creare questa grande catena di solidarietà, non solo tra noi amici, appunto, tra gli amici al bar, ma anche tra le persone che sono impegnate a livello più grande nelle istituzioni. Devo fare alcuni ringraziamenti che sono doverosi ma sinceri e caldi. Ringrazio l'amministrazione comunale di Appignano, il sindaco Nazarena Agostini che ci ha dato la possibilità di realizzare questa iniziativa. Un grande applauso. Ringrazio ovviamente le aziende che hanno collaborato, quindi gli sponsor, diciamo così, cui nomi vedrete poi scorrere in sovraimpressione nello schermo in questo spettacolo che è stato registrato. Ringrazio lo staff tecnico che ha realizzato l'evento con Ivan Giampietro. Vorrei accanto a me tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa serata, anche Patrizia Merigliani, se è possibile mi farebbe davvero molto piacere, visto che si è parlato molto di lei. Non abbiamo la possibilità di ringraziare Erminia Manfredi, ma le facciamo un grandissimo applauso. Ricordo di questa serata che era ed è una serata con Nino, che è un grande artista, un artista immortale. Quindi pregherei gli artisti, ecco, siamo in tuta, quindi anche Patrizia Merigliani, Cesare Guidetti, Wendy Luce e tutti quanti di salire sul palco. Non vedo Patrizia Merigliani, spero che, ecco, arrivi qui sul palco insieme a noi. E a questo punto, grazie, un grandissimo applauso. Ecco, ci sono tutti, manca qualcuno, no, ci sono tutti quanti. Ma un applauso alla signora Pannitteri comunque, che lo merita. Aspetta, allora, Patrizia, di nuovo un saluto. Bellissima, veramente una bella serata. Complimenti al sindaco che è una donna, mi pare. Allora, io inviterei il sindaco. Brava, grazie. Ma è sposata? Ma sei qui, c'è? Sì. Mettiamolo il microfono, se non lo fa. Allora, sindaco. Sindaco giovanissimo questo, sindaco, scusate, giovanissimo. No, tanto giovane non sono. Vabbè, non svegliamo, ci dicono di chiamare anche un bel ragazzo sul palco, ma insomma non so, lei è sposata? Sindaco. No, però, cioè, voglio dire, posso approdare a nuovi lidi tranquillamente. Allora, facciamo tutto. Antonia, sì, sì. Allora, vi ringraziamo per la vostra pazienza, spero vi siate divertiti e noi vi vogliamo lasciare ricordandovi ancora una volta che questo è un evento dedicato alla beneficenza, ma è anche un evento di svago, di leggerezza, e quindi vi lasciamo sulle note di una canzone che le nostre cantanti Wendy Lewis e Francesca Lotta ci dedicano con il cuore. Improvvisata, va benissimo, improvvisata, quindi se c'è qualcosa che non va, va bene lo stesso. Grazie, arrivederci. Amen. Imagine there's no country, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living life in
Imagine there's no country. It isn't hard to do. I'm free to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people sharing.